Ho davanti a me davvero tantissime cose perché è finalmente arrivato il momento di fare un nuovo video haul, ma questo video haul sarà un video haul molto, diciamo, vario perché oltre all'abbigliamento ci sono anche accessori, make-up e anche scarpe, quindi proprio video haul completo, tradizionale. Ed è un video haul un po', diciamo, strano perché non contiene solo cosine estive, ma anche autunnali, però erano cose che mi piacevano talmente tanto che ho pensato che se aspettassi ancora magari, che ne so, 2 o 3 mesi, magari poi non le avrei più trovate e quindi le ho prese adesso, tanto le avrei comunque prese. Prima di iniziare, ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti e di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, e sotto trovate tutti i link. E quindi niente, vi aspetto anche lì perché lì posto quasi tutti i giorni. Solo ieri addirittura ho postato 6 foto, quindi insomma su Instagram mi impegno davvero tanto perché trovo che sia molto creativo. E quindi mi ispira, non lo so, mi piace. Instagram per il momento almeno comunque mi piace. Quindi iniziamo dalle cose, diciamo, estive. Ho fatto un salto da The Zenith, proprio il negozio fisico, e ho preso un pigiamino perché mi serviva e ho voluto prendere questo, molto semplice. Ovviamente è un video haul try on e quindi poi vedrete anche i vestiti indossati. Comunque, ho preso questo pigiamino molto semplice con le bretelline che ha il pappagallo, non vi so dire che pappagallo sia, e c'è scritto Glamour never takes a day off. Quindi bisogna comunque essere sempre carini, sempre ordinati e a posto. Con i pantaloncini, io adoro i pigiami quelli fatti così. Non amo le camicie da notte, o comunque pigiami troppo particolari con bottoni e cose varie. Questi li trovo veramente super super comodi e freschi. In un altro negozio fisico che vende, diciamo, marche un po' importanti, ma non solo, perché ho trovato anche cosine economiche. Ho voluto prendere innanzitutto una magliettina di Armani e questa mi piace veramente tantissimo per i colori, soprattutto perché ha questo rosa, ha i glitter e quindi ha tutto quello che mi piace ed è nera, sì. Non è proprio un colore estivo ed è anche stretch, molto molto stretta. Ah, ovviamente io di tutto ho trovato la XS, quindi top. Però è un cotone, comunque un materiale molto molto fresco. Devo dire che veramente l'ho portata anche all'aperto con il sole e non dava caldo, quindi ottimo prodotto. E questa appunto è di Armani Exchange e questa carinissima da abbinare, l'ho presa proprio apposta, da abbinare con questa minigonna, che però non è proprio mini mini mini, poi la vedrete insomma indossata, di questa marca che è Only. Questa devo dire che è una marca economica, non vi so dire i prezzi perché queste cose le ho prese un po' di tempo fa e le ho già messe. Questa è molto carina, soprattutto per il bordino che ha in fondo sfrangiato, che però con il tempo non si rovina perché diciamo, ci sono dei punti, quindi è tutto fermo, quindi non si rovina con il tempo ed è un colore bellissimo che con la magliettina ci sta proprio, proprio benissimo ed è appunto una minigonna molto semplice, dal taglio molto semplice. Thank you.
prendere questa camicetta, che è sempre della marca Only, se non sbaglio, però non vedo etichette, forse perché le ho tagliate, può essere. Comunque, ah sì, è sempre della marca Only, ed è una camicetta che davanti ha questa fantasia bianca e azzurra, che secondo me è super super estiva, mi ricorda molto tipo la Grecia, no? Questi posti un po' così proprio del mare, ed è carinissima perché non è proprio a canotta, perché a me non piacciono troppo le canotte, e ha quindi questa bordo insomma fatto così, che comunque qui un po' riempie, perché non lo so, a me qui questa parte del mio corpo non piace, quindi preferisco sempre coprirla. E la particolarità è che cade giù a trapezio e dietro ha solamente 3 bottoni per chiuderla, dopodiché si apre, un po' insomma la vedete indossata, e questa è freschissima, la trovo molto molto sexy, proprio perché scopre la schiena, e, però non è volgare, non è, cioè, da portare insomma anche per andare al lavoro, ecco, o comunque io la porto anche per andare al lavoro, quindi carinissima e freschissima oltretutto. Quest'altro vestito di Armani, che è qualcosa, Armani sempre exchange, di fantastico per il colore. Io non so quanto renderà in videocamera, se sarà il colore reale, però è un color corallo bello intenso, non è un rosso, è un color corallo intenso che si nota soprattutto al sole. Al sole è qualcosa di fantastico. Allora, questa sì, è un pochino a canotto, cioè insomma comunque senza maniche, però cade un pochino giù, o comunque a me un pochino comunque giù cade, quindi un po' mi copre, ed ha questo scollo a V identico sia davanti che dietro, quindi mi piace questo fatto che scopre un po' le spalle, ed è come taglio semplicissimo perché è abitato fino in vita e poi si allarga. E anche la lunghezza è fantastica perché è appena sopra il ginocchio, ed è carino perché ha davanti queste cuciture di cui una è asimmetrica, mentre dietro ce l'ha solamente una, quella appunto che segna la vita, ha l'etichettina Armani Exchange, e anche questo è un vestitino super super fresco, ottimo, bellissimo, aderentissimo fino alla vita. Quindi lo trovo veramente bello come linea, e anche se è semplice, e anche questo, pur essendo elasticizzato, comunque essendo anche un po' pesantuccio diciamo al tatto, è comunque fresco, quindi ottimi acquisti fatti poi in un negozio fisico, che per me è una cosa stranissima. Invece ho voluto prendere, e non ho resistito, alla Naked Ultraviolet, e un po' perché mi attirava il packaging, perché come vedete, cioè il packaging solo, infatti la tengo proprio sul mobiletto del bagno, insomma sul lavandino, insomma dove mi trucco, esposta, perché cioè è tutta prima un po' glitterata, cioè è bellissima.
e mi piacevano tantissimo i colori, non c'è nulla da dire. I colori sono i miei colori preferiti. Io adoro truccarmi di viola. Il viola è un colore che mi piace tantissimo, ma non solo per il make-up, in generale anche per l'abbigliamento. E quindi niente, l'ho voluta prendere e non mi sono pentita, nonostante ci siano questi colori qua nude che sinceramente non c'entrano nulla, però per il resto mi piacciono tantissimo e non lo so, le naked io non riesco a non comprarle, anche se c'è qualcuna che magari mi piace un po' meno, però non riesco a non comprarle, mi piace fare la collezione e questa è una delle mie preferite. Poi sono andata da Foot Locker, proprio negozio fisico anche lì, e avevo visto un paio di scarpe della Puma bellissime, che però costavano 90 euro. E allora mi sono detta, siccome erano comunque scarpe autunnali, comunque le sneakers io d'estate non le porto, e mi sono detta ok, aspetto i saldi e le prenderò con i saldi. Però anche lì poi c'è sempre il problema che non si trova più il numero, insomma tanti problemi. Un giorno andando sul sito di Foot Locker ho trovato quelle scarpe e c'era uno sconto giornaliero, comunque temporaneo, di 20 euro. Quindi 70 euro, 70 euro per un paio di sneakers della Puma, l'ho prese. E anche qui su Instagram già io avevo fatto la foto perché secondo me sono super super belle. E ora che le ho anche indossate, sono comodissime. Io non le avevo indossate al negozio, però cioè vedendole mi sono subito detta, cioè queste vanno benissimo, sono bellissime. Allora, sono tutte di... non sono di pelle, anche qui davanti non sono di pelle, sono di tessuto, quindi ottime perché si possono lavare benissimo in lavatrice. E la cosa ovviamente che mi ha colpito è tutto questo dettaglio e anche la scritta in oro rosa, cioè sono stupende, con questo anche contrasto di materiali che sembra appunto pelle e tela, sono troppo troppo belle. E ho notato qua quando mi sono arrivate i lacci, come vedete hanno il bordino in oro rosa, cioè questi dettagli a me fanno impazzire. Queste scarpe sono la comodità, sono la freschezza, sono la leggerezza fatta scarpa. Quindi per 70 euro io ho fatto veramente un super super affare e non vedo l'ora ovviamente di metterle. E poi ho fatto un acquisto autunnale dal sito Duck in Closet, che vi avevo già fatto vedere ultimamente, perché ha delle cose che mi piacciono troppo in stile gotico, soprattutto in stile steampunk, mi piacciono tantissimo. E ho voluto prendere una cinta, e questa volta ovviamente sono stati velocissimi, non ho avuto i problemi dell'altra volta e quindi i prodotti sono arrivati subito e super super ben confezionati. Allora, ho compreso questa cinta che la trovo comodissima perché ha tutti i fori, quindi la regolo come voglio e questo per me è importantissimo perché le cinte hanno sempre dei fori troppo larghi, anche l'ultimo è sempre troppo largo per me, e ha questo dettaglio che va o davanti comunque sul fianco. E queste catenine si possono anche togliere, cioè si può lasciare solamente una o anche entrambe, e in entrambi i casi sono composte da questa fascetta sempre di similpelle e dalla catena. Quindi questa cinta a me è piaciuta tantissimo, soprattutto per il fatto che la regolo come voglio. Io avevo già visto questa camicetta è in stile steampunk ed è la prima cosa che ho di questo stile, e cioè a me lo steampunk piace tantissimo, soprattutto in tema di cosplayer, io lo adoro. Questa camicetta è la vita. Allora, come vedete, ovviamente la vedrete poi bene indossata, le maniche qui arricciate ma non in modo eccessivo, lo scollo mi piace tantissimo come vedete appunto dalla clip. E soprattutto mi piace perché ha questa spilla che si può ovviamente togliere, steampunk proprio, con gli ingranaggi e la chiave, cioè io la trovo fantastica.
ma soprattutto fantastiche sono le maniche, fatte proprio come tipo una giacca. E la cosa che mi ha colpita è che qui dentro c'è un rinforzo nei bordi, per cui queste maniche non vi si piegano, rimangono sempre così rigide. E devo dire che questo sito a me piace proprio perché è molto attento ai dettagli. E un'altra cosa che mi piace è ovviamente il bordo, come vedete ha questo bordino con questa balsa in fondo che la rende proprio, cioè, bellissima, particolarissima. E la cosa che poi mi piace ancora di più è che non ha i classici bottoni, ma ha i bottoni questi a pressione che sono veramente molto più comodi. E quindi niente, cioè questa camicia non è poi neanche quel bianco proprio bianco bianco, è un pochino sporca e mi piace un po' di più perché le cose proprio bianche bianche mi sbattono tantissimo. Una gonna che non è proprio il mio stile, perché come avete visto io di solito prendo o minigonne o gonne comunque appena sopra il ginocchio. Questa invece è una lunghette e io l'avevo ordinata nera, poi però nera non c'era più, mi hanno scritto se la volessi rossa e ho detto ok, rossa. E sinceramente secondo me rossa è meglio perché si vedono veramente molto di più tutti i dettagli. Allora, la gonna è questa e arriva proprio a metà, no, appena sotto il ginocchio, e ha due spacchi davanti che la rendono quindi sexy e uno anche dietro che comunque non impedisce il passo, quindi è abbastanza ampia. E come vedete i dettagli sono queste strisce di similpelle che la rendono aggressiva, molto aggressiva, e ha anche i bottoni qui davanti, tre bottoni per lato. E la cosa che mi piace molto è anche la cerniera dietro, così. Secondo me questa gonna, essendo poi anche della mia misura, è precisa e quindi molto molto sexy, perché segna tantissimo la figura, è aderente ed è comunque un qualcosa che non avevo e quindi l'ho presa. Un altro mitico vestitino, semplicissimo anche questo perché è di quelli stretti fino in vita e poi larghi, anche se questo diciamo arriva un po' più su del ginocchio, quindi è un po' mini e si aggancia, diciamo, davanti, si incrociano queste due strisce davanti che ovviamente poi vedrete dalla clip, che si allacciano poi dietro nel collo, e quindi qui davanti si crea un gioco molto sexy. E quindi questo è molto semplice, però semplice, però anche qui curato, perché comunque dietro non è un unico pezzo di stoffa ma comunque due cuciture sulle spalle, quindi è bello rifinito, è elasticizzato. E niente, anche questo mi piace veramente tantissimo, che dire, io questo sito lo adoro.
e sicuramente comprerò altre cose perché hanno davvero tante cose belle e anche portatili, insomma, non è che siano tutte cose proprio eccessive. E niente, questo è tutto il mio video haul. Quindi, come avete visto, è un video haul un po' strano, estivo, autunnale, un po' di tutto, però niente, sono orgogliosissima dei miei acquisti e ovviamente non vedo l'ora di mettere tutte queste cose nuove autunnali, anche perché a me sinceramente l'estate non è che piaccia tantissimo, quindi aspetto con ansia l'arrivo dell'autunno. E niente, quindi grazie per aver guardato questo video e fatemi sapere se vi piace qualcosa in particolare o se non vi piace niente, non vi piace qualcosa. E noi come al solito ci vediamo al prossimo video e quindi ciao!